Allora, stavamo completando il discorso sull'organizzazione investigativa che si è data l'Arma dei Carabinieri per questa investigazione. Come avevo precedentemente detto, è una investigazione che si è sviluppata su più livelli. Da un lato, le competenze del nucleo investigativo provinciale che hanno permesso di andare a censire quelli che sono principalmente i canali di narcotraffico. Dall'altro lato, l'utilizzazione della compagnia Carabinieri Villa San Giovanni come sensore di monitoraggio sul territorio per poter poi, dalla parte opposta, andare a verificare quelle che sono anche le minime spendite di psicotropo sul territorio. In questa maniera, ponendo in combinato le due tecniche investigative, quindi i due livelli investigativi, siamo riusciti ad avere una ricostruzione completa del flusso di narcotraffico, da quando arriva lo stupefacente, in particolare la cocaina, in Italia, al porto di Gioia Tauro, a quando viene venduta ai minimi dettagli nel territorio. E in questo caso stiamo parlando di cocaina. Su altro versante abbiamo verificato come la consulteria criminale si fosse dotata di un'autonoma capacità produttiva per quanto riguarda la marijuana. Quindi dotandosi di piantagioni che poi venivano riversate sul territorio come vendita al dettaglio. Quindi un mercato completo per poter rifornire la piazza di spaccio in ambedue versanti. Sì, io volevo aggiungere una cosa che avevo detto prima che è di grande rilievo, cioè l'interesse dell'organizzazione, stiamo parlando dell'organizzazione. Dei soggetti ritenuti intranei alla cosca, ne sono i Gaietti, cioè il Cimarosa e il Carina, anche agli aspetti dell'amministrazione comunale, cioè il loro interesse a monitorare eventuali possibilità di concessioni di spiaggia o altro, e l'interesse che emerge in una conversazione del Cimarosa con un soggetto che non è stato identificato, al quale viene data indicazione di girare per il territorio del comune e verificare dove ci sono lavori. Dove ci sono lavori, tu devi arrivare e vedere se si fanno strade, se si fanno lavori, che poi ci pensiamo noi, proprio per monitorare lo svolgimento di attività di edilizie ed edilizie anche pubbliche, per poter poi procedere evidentemente alle attività proprie delle organizzazioni criminali di stampo neonazista, cioè alla sottoposizione a pizzo, al pagamento del pizzo. Visto che prima non si è sentito, allora da remoto riprendo solamente il minuto quello che abbiamo prima detto, cioè è un'indagine che viene svolta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, Parco Operativo e dalla Compagnia di Villa, che ha monitorato costantemente, puntualmente, in maniera dettagliata, l'attività di un'organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. E che faceva capo a due soggetti ritenuti, e in questo caso appunto arrestati proprio per questo, intranei alla cosca Antonio Gaglietti, con ruoli di rilievo, e in particolare con riferimento al Carinangelo, lo zio di Cimarosa Carmelo, il quale non ha mai mancato di evocare il potere, così, l'indranghetista dell'organizzazione sua di riferimento, infatti in più occasioni. In relazione ai suoi rapporti con i fornitori, lui diceva: noi siamo i Gaglietti, non facciamo parte di questa famiglia, quindi evocava in continuazione la sua riferibilità alla cosca, e poi ponendosi quale soggetto di principale, insieme allo zio, di questa organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti, curava tutti i dettagli, dalla fornitura, come dicevo prima, in maniera stabile da parte di Alvaro Antonio, anche oggi arrestato di Sinopoli, il quale fornitore abituale, che riconosceva lo spessore criminale del Carinangelo, a cui riferiva anche un potere tra virgolette, di intervento anche sul proprio nipote, il Ciparosa Carmelo, e la stessa cosa si preoccupava laddove ci fosse necessità di rivolgersi ad altri fornitori. L'impossibilità di vedere lo stupefacente da parte del fornitore abituale Alvaro Antonio, si preoccupava di non scontentare, di non, come dire, compromettere i rapporti che continuavano con lo stesso Alvaro. Però si diceva: noi però lo stupefacente lo compriamo da lui.
Quindi, diciamo, una organizzazione che prevedeva, come diceva prima il colonnello Galasso, sia la sistematica fornitura di piccoli quantitativi, che però costanti, che consentivano alla cosca stessa di evitare pericoli di perdita di stupefacente, quindi di eventuali sequestri di grossi quantitativi, e consentiva loro però un sistematico rifornimento, perché la vicinanza dei luoghi, la vicinanza anche soggettiva tra fornitore e acquirente all'ingrosso, consentiva loro di rifornirsi in continuazione. Un momento di tribolazione, come diceva prima il colonnello Galasso, si è avuto anche in occasione di alcuni sequestri a Gioia Tauro, un momento in cui la stessa Cosca lamentava la mancanza di rifornimenti e di disponibilità di stupefacenti da poter investire nello spaccio. Questo che ci dà, come diceva prima il colonnello, la possibilità di ricostruire la catena tra il fornitore, l'organizzazione e poi la successiva rivendita al dettaglio della sostanza stupefacente. Quindi una cosca d'indrangheta a tutto tondo, con interessi, dicevo prima, sia nel campo dell'imposizione con la forza, con la violenza, del proprio agire, e un'organizzazione che vedeva nello spaccio della sostanza stupefacente, che controllava in tutta Scilla, in zone vicine, la propria fonte di guadagno principale. E con, dicevo prima, interventi anche con l'occhio rivolto alla possibilità di concessioni da parte della pubblica amministrazione e di imposizioni di pizzo per i lavori che man mano venivano monitorati come in corso di svolgimento in quel territorio. Grazie. C'è qualche domanda? Sì, volevo chiedere sul progetto autonomista di Cimarosa, se era stato mal sopportato oppure c'è stata una reazione di eredicati, insomma, per riportarlo con la retta di... In realtà non era un suo progetto, che partiva dalla necessità di acquisire, dalla necessità, dalla sua volontà di acquisire un controllo da parte sua del territorio di riferimento, e faceva un discorso in proiezione, mi diceva: prima o poi questi qua adesso andranno a finire e dobbiamo, ci saremo noi, lui diceva, i giovani, a prendere il posto con strategie diverse. Lui lamentava che all'interno della stessa costa d'origine lui riconosceva come importante solo lo zio Carinangelo, che era quello che più gli era stato vicino, e che invece gli altri lamentava che gli altri non lo avevano assecondato e non lo avevano sostenuto nei momenti in cui aveva avuto bisogno. Quindi diceva: io ho come riferimento mio zio Carinangelo, il quale effettivamente in più occasioni si sente come riprende e come dispone in relazione alle condotte del proprio nipote, che viene ritenuto troppo irruento, gli si consiglia di non usare troppo la violenza, di non essere troppo irruento, e in alcuni casi lo stesso dice che aveva fatto in modo che si liberasse di un calastro di cui aveva disponibilità, proprio per evitare che trasportandolo anche in paese potesse subire le conseguenze penali in caso di qualche controllo. Quindi era una volontà autonomista che partiva da un malcontento di base, ma che non si è mai concretizzata in azioni, se non quelle azioni violente che erano all'interno della stessa organizzazione, come dicevo prima. Hanno costretto un pusher che veniva accusato di aver fatto sparire lo stupefacente ad allontanarsi dalla Calabria per il timore di ritorsioni. Hanno, tra virgolette, processato, hanno portato lui stesso, al cospetto del proprio zio, un altro ragazzo, perché è ritenuto responsabile della mancanza di stupefacenti. Quindi erano questi gli episodi che però dimostrano intanto una spiccata tendenza alla violenza, che non lesinava di intervenire anche in maniera violenta in situazioni di contrasto, e rivendicava la possibilità di entrare in contrasto e di usare la violenza anche nei confronti di appartenenti ad altre organizzazioni, come dicevo prima, non ritenendo di doversi sottoporre
nel proprio territorio ad altre situazioni.